Oggi parleremo di questo esercizio di pagina 84. Cosa chiede l'esercizio? Sapendo che le lampadine hanno tutta la medesima resistenza e sono elencate in ordine crescente in base alla luminosità che queste metteranno alla chiusura dell'interruttore, disegni il circuito sostituendo le lampadine nel simbolo grafico, indicando in ogni dipolo le correnti e le tensioni presenti, e supponendo che la batteria abbia una E uguale a 12 volte e che le resistenze siano ognuno di 6 ohm, e determinare inoltre tutte le correnti e le tensioni di ogni dispositivo. Allora, come possiamo svolgere questo esercizio? Innanzitutto dobbiamo andare a sostituire alla lampadina, abbiamo detto, il simbolo elettrico che noi abbiamo. Andiamo a vedere come fare. Quindi al posto delle lampadine sto sostituendo il simbolo A, che è un cerchio con una croce, e così via per tutti i circuiti. E andiamo a vedere quali sono i dati. I dati sono che tutte le lampadine hanno una resistenza uguale, quindi ho posto RA uguale RB uguale RC uguale RD che è uguale a 6 ohm. Inoltre E, che è uguale alla tensione della batteria, l'ho chiamato con V, e ho detto che è uguale a 12 volte. Quindi cosa chiede l'esercizio? Chiede all'esercizio di calcolare tutte le correnti e tutte le tensioni di ogni lampadina. Allora, se noi andiamo a guardare il circuito, vediamo che A e B sono in serie perché sono messi uno dietro l'altro. Quindi andiamo a calcolarci la resistenza totale, RAB, cioè delle due lampadine. E mettiamo che RAB è uguale alla somma di RA più RB, che fa 12 volte. Dopo che io ho calcolato la serie di A e B, vedo che la C non è messa in parallelo solo con A, ma è messa in parallelo anche con B. Tant'è vero che noi vediamo gli estremi della lampadina C, che è collegato col punto 1, e l'altro estremo che è collegato con il punto 2. Quindi la lampadina C è in parallelo sia con A che con B. Andiamo a scrivere questo simbolo RABC, che è RP, cioè la resistenza in parallelo. Come si calcola la resistenza in parallelo? Dobbiamo andare a prendere la serie precedente, che è RAB. Questo simbolo con le due sbarre rovesciate significa parallelo in elettronica. Quindi RAB è in parallelo con RC, dove RAB abbiamo detto che è la serie precedente. Quindi quando abbiamo solo due resistenze, avevamo detto che bisognava moltiplicare al numeratore RAB per RC e dividerlo per la loro somma. Quindi RAB è uguale a 12 ohm, RC è uguale a 6, quindi 12 per 6 diviso 12 più 6 che fa 4. Adesso andiamo a vedere quanto vale la tensione tra il punto 1 e il punto 2, che sarebbe anche la tensione tra A e B. Quindi è uguale a VA più VB. Allora, se noi andiamo a vedere il punto 2, vediamo che il punto 2 scendendo va ad essere collegato attraverso il filo 2-3 con il polo negativo della batteria. Quindi significa che il punto 2 e il punto 3 hanno lo stesso potenziale del segno negativo, cioè 0. Invece, se andiamo a prendere il polo A, dal polo A viene congiunto con il punto 1 e il punto 1 viene collegato con il polo positivo della batteria. Quindi abbiamo che la tensione tra 1 e 2, essendo il punto 2 è collegato direttamente al punto meno, è 12 volte. Adesso andiamo invece a vedere la tensione sulla lampadina D. Come ho detto prima, il punto 2 è collegato con il punto 3, quindi se nel punto 2 ci sono 12 volte, nel punto 3 ci sono sempre, scusate, se nel punto 2 ci sono 0 volte, nel punto 3 ci sono 0 volte, V2, 3, quindi è uguale a 0, perché 0 meno 0 fa 0. Quindi significa che la lampadina D rimarrà spenta perché ha una tensione ai suoi capi di 0 volte. Quindi la corrente sarà 0, la tensione sarà 0, quindi la lampadina D sarà spenta. Andiamo adesso a calcolarci, quindi ho scritto qua che la V23 è uguale a 0 volte, quindi la lampadina D è spenta perché ai suoi capi la tensione V23 è 0 volte e quindi sulla lampadina D non circolerà nessuna corrente. Come facciamo invece a calcolarci la corrente che circola qui? Cioè tra il punto 1 e il punto 2, essendo le due resistenze in serie ed essendo la tensione tra il punto 1 e il punto 2 uguale alla tensione di alimentazione che avevamo calcolato prima, che era 12 volt, quindi la corrente che circola sia in A che in B
perché sono in serie, è uguale ed è data da V fratto R dalla legge di Ohm. Quindi abbiamo che la I1, cioè la I che circola sia nella lampadina A che nella lampadina B, è uguale a 12 volte diviso 6 più 6, che erano 6 ohm più 6 ohm, che fa alla fine 1 ampere. Andiamo a vedere invece quanto vale la corrente I2, che è quella che circolava sulla lampadina C. Quindi la corrente I2 è uguale alla tensione tra i due capi, tra il punto 1' e 2', che è proprio uguale sempre a V, perché è in parallelo alla batteria, e quindi V fratto R, RC. Quindi la I2 è uguale a V fratto RC, e quindi a che cosa è uguale? È uguale a 12 diviso 6, che è uguale a 2 A. Adesso andiamo a vedere invece la corrente totale. Per sapere la corrente totale, qual è la corrente totale? La corrente totale è proprio quella che sta generando il generatore, questa qui che ho indicato, quindi IT. E IT, per una legge che è sempre, che si chiama legge dei nodi, si divide in due, si divide con I1, I1 più I2. Quindi quello che entra nel polo, nel nodo I1 si divide in I1', si divide in I1 più I2. Però possiamo anche calcolarla facendo la divisione tra la tensione totale e tutte le resistenze equivalenti. Le resistenze equivalenti sono date da RA più RB più RC, perché la D abbiamo detto che non è collegata, e quindi, non essendo collegata, c'è una corrente zero, non dobbiamo considerarlo nel calcolo della I totale. Quindi ripetiamo: I totale è uguale a V, che è la tensione di alimentazione, diviso R parallelo. R parallelo in questo caso chi è? R parallelo. Vediamo se l'ho scritto, sì, l'avevamo scritto qui. R parallelo era uguale a 4 ohm, quindi totale uguale a V fratto RP, che fa 12 diviso 4 uguale a 3 ampere. Andiamo a vedere se questo è vero. Abbiamo detto prima che la corrente che entra nel nodo si divide in I1 e I2. Ok? Quindi la I totale dovrebbe essere uguale alla somma di I1 più I2. Infatti, se I1 era 1 A e I2 era 2 A, il totale è uguale a I1 più I2 è uguale a 3 A. Quindi abbiamo calcolato la I totale sia con il metodo della somma delle correnti che entrano nel nodo, e sia con la formula generale che dice che la I totale, cioè quella generata dall'alimentatore, è uguale alla tensione di alimentazione diviso la resistenza equivalente che noi abbiamo indicato con RP. Abbiamo trovato tutto perché praticamente abbiamo calcolato i A, i B, i C, i D, uovo, B, C, U, D e così via. Cosa chiedeva alla fine? Dovevamo, sapendo che le lampadine hanno tutte le medesime resistenze, elencarle in ordine crescente in base alla luminosità. Come facciamo a elencarle in ordine crescente? Dobbiamo andare a vedere quelle lampadine in cui circola meno corrente, e le lampadine in cui circola più corrente. Quindi in cui circola meno corrente è sicuramente la D, perché nella D la I è uguale a 0. Quindi prima la D, poi andiamo a vedere quanto valeva IA e quanto valeva IB. IA, I1, che sarebbe la corrente che circola su A, è uguale a 1 A, e che è uguale anche alla corrente che circola su B, quindi che è sempre uguale a 1 A. Quindi la più luminosa sarà soltanto la I2, cioè la C. Quindi ripetiamo, la corrente sulla lampadina D è 0, quindi sarà la meno luminosa. Poi, siccome A e B sono in serie, avranno la stessa corrente, quindi avranno la stessa luminosità, che corrisponde alla corrente di 1 A. Invece quella che è più luminosa è proprio la C, cioè sarà più luminosa perché in essa scorre una corrente di 2 A. Spero di aver chiarito tutto, ci vediamo la prossima volta, arrivederci.